Buonasera a tutti e a tutte. Noi siamo Olga Milazzo e Ilaria Nicoletta Brambilla, usiamo entrambe i pronomi femminili come la nostra interprete Valentina Dell'Aquia. Noi siamo qua in quanto Assemblea Femminista del Porco Rosso e per presentarci vi leggerò un estratto del nostro manifesto. L'Assemblea Femminista del Porco Rosso nasce dall'esigenza di dare forma a un ambiente collettivo di sperimentazione, condivisione e azione, in cui i corpi, la vita quotidiana, le relazioni e il lavoro si facciano politici. Uno spazio di crescita, fisico e mentale, modellato dalle presenze che lo abitano, fluido, sia per attività, sia per gli stessi soggetti che lo compongono. Ci riconosciamo in un femminismo intersezionale, che ascolta, si allea, collabora in maniera orizzontale. Il femminismo è per noi una pratica, un metodo, strumento di analisi e di lotta che attraversa la società tramite i processi educativi, sociali e politici. È spazio di trasformazione di sé, del gruppo e della società. È un processo incarnato. Riconosciamo i corpi come luoghi politici, di potere, di sofferenza, di oppressione, ma anche come luoghi da cui partono la lotta, il cambiamento, l'espressione del sé in una società in cui i loro limiti non sono soltanto fisici, ma anche virtuali. L'Assemblea Femminista del Porco Rosso mette in discussione le strutture gerarchiche, le pratiche escludenti, la cultura patriarcale, eteronormativa e razzista che abbiamo interiorizzato nel corso della nostra vita. Ok, passo la parola a Ilaria. Bene. Allora, questa sera siamo qui per parlare del libro di Jude Ellison Doyle, che è l'autore editorialista non binary che appunto ha scritto il libro che presentiamo stasera, che è Il mostruoso femminile. Benvenuto Jude, e siamo molto felici di averti qui. Se magari vuoi riassumere quello che abbiamo detto a lui. Welcome, Jude. We're really happy to have you here. And the two moderators read the manifesto or the, of their feminist collective, which summarized says that the feminist assembly of the Porco Rosso needs to create an environment suitable for collective experiments, sharing, and actions where bodies. And where bodies turn into political acts. And it is characterized by fluid activities and fluid people. And it's a feminism that is willing to listen and to cooperate in a horizontal way. It's practice, it's method, it's an instrument of analysis and fight. And it recognizes bodies as suffering entities and entities that underwent oppression, but also the starting points of fight for change and self-expression. Ok. E, appunto, l'autore che abbiamo con noi oggi ha pubblicato questo libro che è tradotto in italiano Il mostruoso femminile, che è uscito nel 2019 nell'edizione originale, è uscito in italiano nel 2021. Il suo primo libro si chiama Trainwreck, The Women We Love to Hate, Mock and Fear and Why, che è un testo invece del 2016 che non è ancora stato pubblicato in italiano. E, ovviamente appunto Doyle scrive su diversi magazine, diverse riviste. E, il libro che vi vogliamo presentare questa sera è un libro che parla appunto del mostruoso femminile. Che cosa si intende per mostruoso femminile? Nella storia della cultura occidentale le donne sono sempre state dei mostri. In qualche modo la mostruosità femminile è presente in qualsiasi mito di cui avete sentito parlare e anche magari in alcuni miti di cui non avete mai sentito parlare, per esempio di sirene carnivore, di furie che fanno a pezzi gli uomini con i loro artigli, e con di entità, di spiriti celtici che incantano gli uomini mortali e poi li prosciugano le loro anime e i loro corpi. Insomma, sia nei miti, sia ovviamente anche nella filosofia, nella medicina, nella psicologia,
La stranezza delle donne è sempre stata considerata un assunto di base. Se pensiamo soltanto a Aristotele che definisce le donne dei maschi mutilati, oppure appunto Freud stesso che parla di castrati. Quindi in questo libro Doyle ricostruisce attraverso un sacco di citazioni, di aneddoti, di situazioni appunto che vengono dal mito, quindi qualcosa che non ha una, diciamo, diretta correlazione con la realtà, fino a portarla a degli esempi molto più recenti e molto più concreti della mostruosità femminile e di come questa abbia subito violenza e sia stata considerata appunto un problema per la società patriarcale. So Jude, Ilaria, the moderator, told the public about your career, and she read information directly from your website, and then she presented your book, which came out in Italy in 2021. It is about female creatures seen as monsters, ranging from... Aspetta, è caduta la linea. Vediamo se lo recuperiamo. La prima città, okay. E poi faccio la domanda. Sì, mm-hmm. Fammi un cenno quando vuoi che legga. Fammi un cenno quando vuoi che legga. Vabbè, niente, non importa. Devo dire che non so se volano, ma non importa. Eccolo. Hello. So, we were saying that your book deals with female creatures conceived as monsters throughout mythology, ranging from Aristotle to Freud and up to horror movies. And your book deals with the high degree of violence that women underwent throughout history. Allora, per iniziare con le domande che vogliamo rivolgere a Jude, che c'è? Ok, d'accordo. Ok, va bene, allora aspettiamo un secondo che si ristabilisca la connessione, insomma, un po' più stabile. Oops. Can Hello. You hear us? Yes. Great. Thanks. So, no, in italiano. Allora, cominciamo con le domande che vogliamo rivolgere a Jude. Partiamo da una prima lettura di una citazione del libro, che sta proprio nell'introduzione. Un mostro non è qualcosa da ignorare o da sottovalutare. Non ispira soltanto rabbia o disgusto. Un mostro, per definizione, suscita paura. Sotto tutto il disprezzo che gli uomini hanno riversato sulle donne nei secoli, sotto tutte le condanne per la loro alterità, c'è l'inconsapevole riconoscimento del nostro potere. Un potere così grande che, secondo i loro calcoli, potrebbe porre fine al mondo. Allora, la domanda appunto parte da questa citazione e nella versione italiana del libro, appunto, Il mostruoso femminile, c'è un sottotitolo che recita Il patriarcato e la paura delle donne. Partiremo da qui. Perché nel libro Jude scrive anche che il terrore delle donne è forse la più importante verità dietro la misoginia e che ha scritto questo libro per capire di cosa hanno paura gli uomini. Quindi qual è, secondo lei, secondo te, Jude, l'origine della paura che gli uomini hanno delle donne? So the subtitle of the Italian version of your book is Patriarchy and the Fear of women. The most important truth behind misogyny is probably fear. So, Jude, in your opinion, what's the origin of such fear that men have towards women?
I think that patriarchy really depends on controlling some things that are impossible to control. It depends on the fiction of a very strict gender binary. It depends on the fiction that some people are naturally fit to lead and to control others, and that others are naturally fit to be nurturing and to be submissive and led. You can't actually control the things that patriarchy needs to control in order to function. You can't determine who somebody wants. You know, you can't make sexual desire only flow in one direction, the heterosexual direction that leads to nuclear families that stay intact for their entire lives, which is what we've been told, you know, the only good sexual desire is one that does that. You can't control people's identities. You can't control, you know, whether someone like me, just because I happen to be able to get pregnant, whether I am a woman or not, right? That gender is a lot messier and more fluid and queerer than patriarchy can admit if it wants to keep functioning, if it wants to keep presenting itself as natural. And so therefore, the only way to keep an unnatural and really unsustainable system going is through violence. The idea is that women are monsters because they're not men, specifically because they're not cis men. They don't fit the masculine mold that we've been told is all a man can ever be. And they need to be controlled. And the easiest way to control something is to present it as a threat. That way everyone participates in keeping that thing suppressed through violence. Thank you. Aspetta che deve tradurre. Il patriarcato cerca di controllare qualcosa che in realtà è impossibile da controllare. Cerca di dirci che ci ha sempre detto che gli individui sono tutti binari, che la natura degli uomini e delle donne viene assegnata alla nascita e che in realtà questa è una un sistema, un meccanismo che è possibile controllare. In realtà non si può determinare quello che siamo, non si può determinare o decidere a prioristicamente in che direzione va il desiderio, in che direzione va la sessualità o che tipo di famiglia deve esserci e che deve esserci un solo tipo di famiglia. Non si può neanche determinare o decidere qual è la nostra identità. Sfuggiamo al controllo del patriarcato quando determiniamo da soli la nostra identità, quando decidiamo in che modo e quando restare incinte, perché nella realtà delle cose il genere è più fluido di quanto il patriarcato potrebbe mai ammettere e farci credere. Dunque, il modo in cui il patriarcato ha cercato sempre di dominare le donne è attraverso la violenza. Proprio perché le donne e i loro desideri non possono essere facilmente controllati, allora si ricorre alla violenza. Perché? Perché il patriarcato ci racconta che una realtà così caotica come quella del desiderio delle donne in realtà nasconde dei mostri. Le donne sono dei mostri che possono essere tenute sotto controllo solo attraverso la violenza. E quando l'autore parla di patriarcato, dice anche che il patriarcato non è sessismo, ma crea sessismo e ne ha bisogno. Non è neanche violenza maschile o cultura dello stupro, ma la richiede e la esalta, in particolare la violenza sessuale. La violenza è dappertutto e si manifesta non solo nei confronti delle donne cisgender, ma anche rispetto a tutte quelle identità che deviano dal percorso imposto dal patriarcato. A tal proposito, dice l'autore, la paura della violenza maschile ci ricorda costantemente di non essere persone e che gli uomini hanno ancora il potere di porre limiti e restrizioni alle nostre vite. Volevamo chiedere, qual è la posta in gioco? Che cosa rischiamo quando non rientriamo nei canoni imposti al patriarcato? You talk about patriarchy and you said that it doesn't mean sexism, but it creates that and it needs that. It also needs violence. So our question is,
what is at stake? What are we risking if we walk away from canons that patriarchy has imposed? Right. I think patriarchy, if you sort of look at it, it's the idea that the universe is a nuclear family, right? With God as the man at its head and everybody else underneath him. And then beneath God, there are the kings. And then beneath the kings, there are the fathers. It's all, you know, it's all men in charge all the way down. And the way that men create that in the smallest unit is by, you know, sort of subjugating a woman and making her bear children. It's biologically determinist and it's simplistic, but that's the white Western Christian patriarchy that we've all been raised in. We've all been raised to believe that gender works like that, even though we're coming to understand that it's a lot more complicated. And what happens if patriarchy breaks down, if we reject that binary as a truth, if we reject men's natural leadership as a truth, if we reject the idea that everyone who is a woman or who has the capacity to get pregnant should be getting pregnant and should be devoting most of their life to maintaining relationships with men and with children. Once that happens, people are, you know, it's anarchy. In the book, we talk about Jurassic Park, right? Because they've created all of these perfect dinosaurs and they completely control their reproduction. So nothing can go wrong. But all the dinosaurs are changing their genders and getting each other pregnant all the time. And it's just chaos. That chaos, the ability to build families in the way that works for the people in them, rather than according to one set mold, is something that's deeply fearsome because it challenges our ideas about who deserves to be in power, about what desire should look like, about what desire or gender identification is natural. And what's natural, nature seems to have produced us in a far more chaotic mold than the white Western Christian nuclear family ever was. We've never successfully had that arrangement for everybody at all times. It's always breaking down. Patriarchy is always breaking down and then reconstituting itself and breaking apart again. Il patriarcato ci ha sempre comunicato questa stessa idea, ovvero che l'universo è formato da tante famiglie nucleari, ovvero c'è l'uomo, che in realtà coincide col Dio, che è re e padre, e che si occupa di tutto, che domina tutto. L'unità di questa famiglia è completata dalla donna, che genererà il figlio del padre. Questo del patriarcato è una visione assolutamente semplicistica che rientra in un modello ben definito imposto dalla religione cristiana. Ora, noi possiamo anche rifiutare questo schema in cui ogni essere umano è binario, in cui la donna deve assolutamente restare incinta, deve essere madre e moglie, per tutta la vita deve occuparsi del marito e dei figli. Ad esempio, prendiamo Jurassic Park. Io nel mio libro ne parlo. Dovrebbe essere una situazione in cui il caos è tenuto sotto controllo, ma in realtà che cosa succede? Che queste dinosaure di sesso femminile decidono a un certo punto di cambiare sesso e di riprodursi senza i maschi. Tutto ciò genera un caos assoluto. Ecco, io credo che nella realtà delle cose la gente costruisca la propria famiglia nel modo che funziona meglio per loro. È questo che può spaventare il naturale corso delle cose, che è molto più caotico e che non si adegua a questa visione schematica della famiglia nucleare occidentale e basata sulla religione cristiana. Quindi in realtà il patriarcato viene sfidato e messo in discussione sempre nella realtà di oggi. Allora, proseguendo nella lettura del libro, il libro è diviso in tre sezioni principali: figlie, mogli e madri.
Ognuna di queste fasi della vita, alcune, insomma, le figlie ci passiamo magari tutte, mentre mogli e madri non è necessario che sia così, a ognuna di queste fasi è associato un passaggio di stato che appunto è considerato abbastanza critico. Da figlie, quando raggiungiamo la pubertà, passiamo attraverso un periodo di trasformazione che è sia fisica sia psicologica, che appunto è un limbo che viene raccontato come mostruoso, in cui non siamo né bambine né donne. Giustamente Jude faceva riferimento a Jurassic Park perché appunto il suo libro, come vi dicevo, è pieno di riferimenti molto legati alla cultura pop e alla cultura cinematografica americana tendenzialmente. In particolare, riguardo all'episodio alla fase delle figlie, c'è un riferimento al film L'Esorcista. Vi leggo brevemente un estratto del libro che parla appunto di Regan, la ragazzina protagonista dell'Esorcista. Il demone che abita il corpo di Regan non è soltanto qualcosa che le è capitato durante la pubertà, il suo demone è la pubertà. In sostanza, il messaggio al cuore dell'esorcista è che la maturità sessuale delle donne è immorale e che Dio condanna le giovani ragazze che crescono. Ecco la forza ideologica che guida quelle storie sulla tossicità del ciclo e sui fantasmi evocati dalla sindrome premestruale. In una cultura in cui ci insegnano a proteggere i bambini e ad aborrire le donne, la zona di confine tra le due età è un luogo di profonda superstizione e di terrore. La pubertà per una ragazza segna il primo passo verso la sessualità adulta, ma anche l'inizio della capacità riproduttiva, quella facoltà di procreare in cui il sangue mestruale è segno. Il suo sangue è spaventoso perché il potere che incarna è una minaccia. Per assicurarsi la sopravvivenza, il patriarcato ha bisogno di demonizzare e controllare la sua fertilità. Dunque, la pubertà, il momento in cui le figlie si trasformano in madri, diventa un evento soprannaturale in cui avviene il mutamento da essere umano a mostro. Appunto, noi abbiamo notato che nel tuo libro fai molto riferimento a Regan e ci sembra in qualche modo che tu ti sia affezionato a questa figura in particolare. E niente, quindi ci chiedevamo se ci puoi raccontare qualcosa di più su questo aspetto, su questo legame che hai col film e sulla questione del passaggio della pubertà. Your book is divided into three main chapters, and focusing on the chapter about daughters, the period of transformation, puberty in this case, is a very delicate one and a very important one. And you talk a lot about The Exorcist and its protagonist, Regan. So I was impressed because you seem to have a very tight connection with this character and with this film. Can you tell us more about it? Yeah, The Exorcist is, I think it's one of the great movies ever made, and it's certainly, you know, I was raised Catholic, and for a Catholic kid, it's probably the scariest movie. But I think that Regan is this really powerful image of like what happens when your precious little girl becomes a woman. Women are so deeply vilified and demonized, and children are so idealized that it's like we don't know how to make that connection. We don't know how to understand how we should value someone when they're 10 years old and think of them as worthless when they're 13. So what the movie does is it demonstrates someone coming into their sexuality and learning curse words and starting to be disobedient. And in other words, going through puberty, it dramatizes this as the most disgusting, horrific, demonic transformation ever, where the happy ending is just that the priest is able to get the demon of adulthood out of the girl and turn her back into a little kid. And that's not how it works for her. For anyone, nobody stays a kid forever. But, you know, girls' puberty in particular is like you stopped being a person and you've become this specific set of person we term woman. And we don't like that. And we don't like anything about it. And we're going to, you know, view this transition with tremendous terror. It's not just The Exorcist. I mean, cultures all over the world have all of these super strict taboos around girls who are having their first period, you know, the idea that like
the blood can kill a man if he looks at it. It's, there's terror around these bodies. There always has been. And I don't know, man, it's intense to see how it manages to go from the earliest mythology to contemporary horror movies. We're always afraid of the same thing, no matter how late in the day it gets. L'Esorcista, secondo me, è uno dei migliori film mai fatti ed è anche uno dei più spaventosi per me. Regan, come diciamo in italiano, è un personaggio che ha una grandissima forza. E questo momento in cui diventa donna è veramente cruciale, perché si passa da una bambina dolce e carina, idealizzata al massimo, a quando diventa una donna che viene demonizzata al massimo grado. E allora, in che modo si può descrivere meglio questo passaggio? Com'è che c'è questo passaggio così stridente? A un certo punto questa bambina dolce e carina scopre la sessualità, diventa ribelle ed è posseduta e ci fa vedere le scene più orribili e disgustose che possiamo mai immaginare. Alla fine che succede? Che l'esorcista riesce a cacciare il demone da questa bambina, il demone della donna adulta, e Regan ritorna una bambina. Ma non è così che succede nella realtà delle cose. Il fatto è che non ci piace il modo in cui avviene questa transizione, non ci piace questa trasformazione. Infatti non è solo l'esorcista che racconta in modo così orribile questo passaggio, ci sono anche tantissimi altri miti, tantissimi altri modi di raccontare la prima mestruazione, e addirittura ci sono delle narrazioni in cui si racconta che il sangue mestruale può arrivare a uccidere un uomo. Ed è incredibile, è proprio molto forte vedere come questa paura degli uomini sia arrivata a generare anche uno dei film horror più paurosi di sempre. Nella seconda sezione del libro, quella dedicata alle mogli, viene raccontato il fenomeno del changeling, che è un fenomeno della cultura folcloristica irlandese. E tu racconti la storia di Bridget Boland. Bridget Boland era la moglie di Michael Clancy, ed è così che viene ricordata, Michael Clary, e viene così ricordata nei secoli, ed è questa la massima violenza che le viene fatta. La sua colpa era di essere una donna indipendente, economicamente e non. Era una sarta, sapeva badare a se stessa e per di più si diceva che avesse una relazione extraconiugale. Questo bastò al marito per dire: non è mia moglie, è una fata. Una fata, sempre per questo fenomeno del changeling, era questa creatura magica che si sostituiva di solito a un coniuge, a una coniuge infedele, troppo indipendente. Lui diceva: è troppo raffinata per essere mia moglie. Con questa scusa, lui, con questa motivazione, perché lui diceva di esserne convinto, tortura la moglie con dei tizzoni ardenti fino a farle costringerla a mangiare del pane, fare delle cose che lui sosteneva delle fate non potessero fare, tutto questo col benestare, la presenza e la famiglia che faceva da pubblico, famiglia di lei e di lui. A seguito di questa tortura, tu dici: questo è il punto, funzionò. Dopo 2 ore di incantesimi, tutti furono d'accordo che la vera Bridget era tornata. Penso che tutti noi saremmo diventati Bridget dopo 2 ore di torture con tizzoni ardenti. Ma leggo un piccolo estratto di quello che dice Jude su questa vicenda, per giustificare la presenza delle fate. Più che misteriose creature del mondo degli spiriti, le spose fatate sembravano donne che avevano capito come avere delle relazioni eterosessuali a lungo termine senza dover cedere la propria autorità o autonomia. Se Michael Clary, che aveva una moglie più bella dell'ordinario, che esercitava più controllo dell'ordinario, che si comportava in maniera troppo raffinata per lui o per chiunque altro e che aveva l'abitudine di scomparire
Bene, sapeva come chiamarla. La tradizione gli aveva insegnato qualcosa. Una donna che vuole a ogni costo, a costo essere trattata come un essere umano, probabilmente non è affatto un essere umano. Dopo la tortura inflitta dalla famiglia, il folklore irlandese l'ha sottoposta a quest'ulteriore tortura di essere protagonista di questa filastrocca che dice «Are you a witch or are you a fairy? Or are you the wife of Michael Clary?» Anche nella morte lei è la moglie di Michael Clary, perde la sua identità. E volevamo chiederti qual è il destino delle mogli che non si sottomettono nell'immaginario comune e nella rappresentazione mediatica. So in dealing with wives, you tell us about the story of Bridget Boland, the wife of Michael Clary, who is accused of being a changeling. And after torture, they say that the real Bridget was back. So the question is, after reading an extract of your book, the question is, what is the destiny of women who are not subdued in the common imagination and according to the media? Yeah. I mean, Bridget Clary is this really fascinating example because she was a woman who looked very different than most women in her town. She was a milliner, so she could make hats, she could make dresses that set her apart from everyone in town. She was very beautiful. She was financially independent. You know, she didn't move in with her husband right away after they got married. And Michael Clary appears to have been deeply insecure about who his wife was, right? There were rumors that she'd been having an affair. There was, you know, just a sense that this woman was a little bit too much. She was a big fish in a small pond, and she was a big fish in a small marriage. And he began to believe that she had been replaced by a duplicate, by a fairy. There was a long and brutal and very violent exorcism of the fairy in her. And the thing is that, like, after 24 hours of tying this woman to a bed and praying on her and throwing, you know, urine on her to cure her, they agreed that she was back. And then she made a mean joke about her husband's mother and he burned her to death. He was like, oh, the fairy's back. That says so much to me about the fact that, like, women's humanity is so stigmatized, women's independence, women's power is so stigmatized that when you have a woman who intimidates you, the easiest thing to do is to say that she's just not fully human. Women are always seen as either, like, abnormally angelic or just demonic. The way we respond to women is so clearly polarized along moral lines where they have to be better than human or subhuman. There's no room for a woman to just be an okay person. And that, Bridget Clary to me, is a demonstration of the violence that exists if a woman makes the people around her feel small, which it's very easy to do in a world where women are supposed to take up no space at all. Sì, Bridget è proprio un esempio calzante, perché era una donna diversa dalle altre, era capace di fare dei vestiti, dei cappelli straordinari, era molto bella ed era indipendente dal punto di vista economico. Addirittura non è andata subito a vivere con suo marito dopo il matrimonio. Quindi lui non era sicuro dell'identità della moglie, non sapeva chi avesse sposato. Si pensava che lei avesse un amante. In realtà questa donna era troppo. Era troppo per il marito ed era troppo per una piccola realtà di provincia. E quindi è stata sottoposta a un lunghissimo esorcismo, violento e brutale. Dopo 24 ore di violenze, i parenti che avevano assistito hanno detto che sì, finalmente lei era tornata in sé, ma dopo che lei aveva insultato la suocera con una battuta sarcastica dissero: ah no, è tornato di nuovo il demone. Insomma,
il fatto è che una donna indipendente viene troppo spesso stigmatizzata e se cerca di farsi valere, se cerca di intimidire chi la mette in discussione, allora si reagisce dicendo che quella donna non è umana. Insomma, c'è una visione proprio manicheista. Si dice che la donna o è umana o non è umana. Non si parla della persona in quanto tale. E quindi, dal mio punto di vista, Bridget è un perfetto esempio di una donna che viene domata dalla violenza, con la violenza, proprio perché non le viene permesso di vivere, di conquistare il suo spazio. E a tal proposito, e passando alla sezione sulla maternità, vediamo attraverso moltissimi esempi che passano da Frankenstein di Mary Shelley a Aristotele a Jurassic Park, di cui già parlava prima, come il patriarcato tenti sistematicamente di controllare la generazione, la nascita dei figli. In particolare dice appunto, Jude dice, partorire non dà potere in quel senso superficiale da girl power, ma è potere, qualcosa che solo alcune persone possono fare e che è necessaria per la sopravvivenza collettiva. E allora la domanda è, ci puoi raccontare perché essere incinta vuol dire essere fuori controllo e perché è quindi il peggiore incubo degli uomini cisgender? In the chapter dedicated to motherhood, you say that patriarchy has always tried to control birth, reproduction, because giving birth is power and it absolutely necessary for collective survival. So our question is, according to you, why being pregnant means being out of control, and why is that the worst nightmare for cisgender men? Yeah, I think, you know, there are parts of this book that I would probably write differently if I had gone through my coming out process and my transition first. I'm afraid to look at what I actually wrote, but what I think birth is a really powerful process that is also extremely hard to control. It's something that takes place in another person's body. Even that person in that body can't really fully control the outcome. And from the very beginning of recorded history, we've had people asking these questions like, how can I be sure my baby's mine? It came out of someone. I know who it came out of. I don't know who else that person might have been making babies with. How do I know that the baby will come out favoring me? Why will it be a human? Why will it be a functioning human and not, you know, a monster? Which is a lot of this early talk about reproduction in Aristotle and in medieval times was really fixated on childhood disability as monstrosity. The idea that a man cannot just perfectly replicate himself, which is what all the church fathers and all the Greek thinkers thought would be the ideal. If you could just be you and then make another littler you, and that little you would inherit your house. That was the ideal, but when you have to go through another person, and that person is someone that your society has designated as lesser because they have a uterus, and that person is like solely responsible for growing the baby in their body, that then becomes like a really acute form of vulnerability. You have to make sure that person only ever has sex with you. You have to make sure that person is perfectly, you know, like that their body functions 100% all the time, exactly the way you want it. You have to make sure of a lot of things that you can't ever actually be sure of. And that's why pregnancy and birth have always been really scary to cis men who want to be able to just perfectly duplicate themselves like a little factory. My own kid is up at this point. Dunque, se dovessi riscrivere questo libro adesso, dopo aver fatto coming out, francamente ci sono delle parti che riscriverei diversamente. Ma penso che la gravidanza e la nascita siano dei processi talmente forti e impegnativi,
anche perché sono molto difficili da controllare. È difficile controllare quello che avviene nel corpo di un'altra persona mentre questa è in gravidanza. La stessa persona non riesce a controllare il proprio corpo, quindi figuriamoci. Dal momento in cui una donna resta incinta, gli uomini cominciano a farsi e a fare tantissime domande. Chi sarà il padre? Siamo sicuri che sia io? Perché in realtà possiamo essere sicuri solo di chi sia la madre. E poi ci sono anche tante preoccupazioni. Questo bambino sarà sano o sarà un mostro? Questo problema della disabilità e della mostruosità è sempre stato presente nella storia dell'umanità. E poi il padre vorrebbe che il figlio fosse un'esatta copia di se stesso. Quindi questo figlio sarà veramente come me? In realtà il fatto è che dentro un utero è cresciuta e si sviluppa un'altra persona e non si può essere sicuri di niente. Ma non si può neanche controllare questo processo in nessun modo. Quindi anche tutte queste domande che circondano la riproduzione e la nascita fanno capire che dietro c'è molta paura e molta incertezza. Sempre restando sul tema delle madri, come già dicevi prima, Jude, parlavi di appunto un'egemonia culturale, quella del patriarcato, che impone un'unica struttura familiare considerata come naturale. E a tal proposito si parla di madre addomesticata, da pubblicità, se vogliamo, che alla fine non è altro che una creatura necessaria, cioè una figura necessaria per tenere fuori la donna dai posti di potere. A tal proposito Silvia Federici nel suo libro Calibano e la strega spiega come effettivamente la separazione dei ruoli in famiglia sia stata utile all'ascesa del capitalismo e che anche lo sfruttamento del lavoro di cura delle donne sia una delle fonti di accumulazione originaria del capitalismo, insieme a imperialismo, colonialismo, sfruttamento della terra, ma questa è un'altra storia. In particolare Jude scrive: si dice che una madre è qualcuno che dà la vita, ma nessuno ha mai detto che la vita che darà sarà la sua. Quindi, cosa c'è di mostruoso nella maternità della società patriarcale secondo te? As you said in the section dedicated to motherhood, capitalism has decided that women only had to be caregivers, so that capitalism itself could flourish and prosper without them. So when a woman gives life to another person, she actually gives her life. So The question is, in your opinion, what is monstrous in motherhood within the patriarchy? Right, it's the idea that you get sort of hollowed out, that the entirety of your life is about the needs of other people. And it's not labor that we place any kind of value on in capitalism. You are expected to do it for free, or if you are white and wealthy enough, you pass that labor down to a more exploited woman who's paid barely enough to live on, you know, who certainly can't afford to take much time with her own kids. It's the idea that to be a mother is to be entirely hollowed out and given over to whatever the other person needs, and that you need to do it alone, preferably to prove that you're a good person, right? That community-based models of caregiving, even, you know, marriages like mine, where you're hearing my kid play in the background and she's playing with her dad and we take turns pinch hitting when the other one's working. You know, like any sort of equitable sharing of the responsibility of bringing up a life, whether that's within a community or within a family, in patriarchy, that's not supposed to happen. It's supposed to be one person who gives up on any goal other than being there with their parent or with their child all the time. And it's intensely devalued, and the needs and conflicts and personalities of the people who do it are intensely devalued, because you're not supposed to care about anything. Just being a parent is supposed to be so all-fulfilling that you don't need anything else from that point in your life. There's a lot of propaganda around that.
And you're right, that's ultimately a capitalist project. Ultimately, the idea is that men should be free to work all the time, and that means someone else has to be at home all the time. Splitting the labor in a way that makes sense just doesn't happen. Capitalism doesn't allow for that. But that's what's monstrous about it, is the idea that you lose yourself. And people who lose themselves, bury themselves, repress all their other needs and wishes and urges often aren't very happy people. And happy people don't do a great job of raising their children. You know, it's really hard to take care of a little kid when you're losing your mind for several other reasons. So we're not providing a good environment for the kids either. Il fatto è che la figura della donna, secondo il patriarcato capitalista, deve essere svuotata di ogni altro significato e deve dedicarsi solamente alla cura degli altri. Non può avere un lavoro, ma deve dedicarsi agli altri. E questo non è considerato un lavoro in sé, e non è un lavoro retribuito. L'idea è che la donna non può essere altro e che deve svolgere questo suo lavoro non retribuito da sola. Una vita di comunità in cui si fanno i turni, in cui i due genitori si alternano nella cura dei figli e dividono le responsabilità, non è applicabile secondo il patriarcato tradizionale. Quindi la donna deve dedicarsi sempre e unicamente alla cura dei figli. E questa visione comunque crea delle divisioni all'interno della famiglia, crea dei conflitti anche all'interno della personalità di una persona stessa. E secondo il patriarcato, appunto, una donna non ha bisogno di altro all'interno della sua vita. Sì, secondo me è proprio una visione capitalistica che ha concepito questo schema. Da una parte c'è una persona che lavora, e lavora e basta, dall'altra parte c'è una persona che sta a casa e si prende cura dei figli e della famiglia. L'aspetto mostruoso in tutto ciò è che così facendo perdi te stesso, nel senso che non sei una persona felice, e se non sei una persona felice sicuramente non sarai un buon genitore o genitrice. Quindi il problema, alla fine di tutto, concludendo, è che non stiamo creando un ambiente sano per i nostri figli. Okay. Vogliamo intanto ringraziare Jude di averci dedicato il suo tempo, di essere stato con noi durante questo incontro, e così come lui conclude il libro, noi vogliamo leggervi una citazione che inerisce al mondo delle streghe e della magia. In questa sezione lui rivendica il potere della magia alle streghe che scelgono di essere streghe, che una volta cacciate dai villaggi prendono il potere dei boschi. Jude, we want to thank you so much for your time and for being with us. And we want to conclude our talk by quoting a passage of your book where you talk about witches. The conclusion of your book, basically. Nascoste sotto la superficie delle storie che il patriarcato sostiene ci disonorino, proprio lì possiamo trovare visioni potenti e maestose di noi stesse. Prima però dobbiamo compiere un nuovo viaggio da un'oscurità a un'altra, abbandonare ancora una volta le nostre certezze. Essere una strega implica sempre una scelta. La maggior parte dei mostri semplicemente sono mostri, mentre voi dovrete diventare streghe. Noi donne siamo delle marginate, fin tanto che ci atteniamo ai termini del patriarcato, ma possiamo dare alla nostra emarginazione un significato e uno scopo. Dai confini del mondo possiamo fare meraviglie. Questo sarà possibile solo a patto di affrontare i nostri demoni, di accettare l'esistenza sotto la superficie di quelle donne ribelli e pericolose che gridano a gran voce per avere giustizia o vendetta, o almeno un qualche riconoscimento di tutto quel che hanno perduto. Dobbiamo andarcene fra i boschi e familiarizzare con l'oscurità che vi abita, perché quando ne usciremo di nuovo sotto il sole, avremo una conoscenza che altri non hanno.
Saremo in grado di far cose che altri non possono. Possiamo usare il nostro esilio, la nostra rabbia e addirittura il nostro trauma per raggiungere una visione più profonda del mondo. Ringraziamo allora nuovamente Jude per essere stato con noi e basta, e quindi ringraziamo ovviamente anche il pubblico e chi ci ha seguito. Thank you so much, Jude. Thank you. Bye, Jude. Bye. Adesso andiamo a spaccare tutto.